Ciao, seguiteci, perché oggi la nostra meta è stata la città fantasma di Monterano, una città ricca di fascino e tantissimi misteri. Nel 1799, a seguito di una disputa per il grano tra monteranesi e tolfetani, un saccheggio di truppe francesi decretò la morte della città, che a causa della malaria nessuno poté più viverci. La cosa strana è che nei dintorni non ci sono paludi, ma la colpa potrebbe essere delle anime che perirono nel saccheggio. Questo è il campanile, ancora in piedi nonostante l'inclemenza del tempo. La statua del leone che state osservando è un'opera berniniana che con maestria fonde la scultura con l'ambiente circostante. Durante i primi restauri del 1956 sostituirono la statua originale con una copia. L'edificio più imponente di Monterano è sicuramente il castello, che Bernini riprogettò trasformandolo in palazzo ducale. Monterano è stato set di quasi un centinaio di film a partire dagli anni 50 e ancora oggi arrivano molte richieste d'uso. Tra i film più importanti ricordiamo Ben-Hur e Il Marchese del Grillo. Fuori dal borgo potete vedere il convento di San Bonaventura di Mattia De Rossi, costruito su un progetto del Bernini. E non ci dimentichiamo della bellissima fontana ottagonale al centro della piazza.